15. 15. Il banco comincia con 7. Signori, benvenuti a questa partita di blackjack. Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi. Oggi voglio fare una brevissima premessa per questo video. Di rilassare lo spettatore, cioè te, voi. Non ha assolutamente, minimamente, l'intenzione di incentivare in qualunque modo il gioco d'azzardo. Quindi, io spero davvero che sia chiara questa cosa. È un roleplay che ho deciso di fare perché trovo il muoversi delle carte, delle fiche, di tutto, i movimenti molto rilassanti, lo trovo un roleplay molto particolare, ma ripeto, il mio unico scopo è quello di farvi rilassare. Io spero davvero che non ci saranno fraintendimenti vari. Detto questo, buon relax. Buonasera signori, benvenuti a questa serata. Io sarò il banco e spero davvero che passiate un bel momento qui. Vi ricordo, prima di cominciare il gioco, che questa è una serata di beneficenza e in realtà chi vincerà sarà l'associazione che dà il nome a questa serata. Quindi io vi auguro buona fortuna e adesso andrò a spiegarvi come funziona il gioco per chi non ci avesse mai giocato. Signori, benvenuti a questa partita di blackjack. Buonasera, benvenuti in questa partita. Per chi non sapesse giocare a blackjack, le regole sono veramente semplici e ve le illustrerò in un istante. Il blackjack è un gioco di carte che in Italia viene chiamato anche 21 ed è un gioco che si svolge fra il banco, io, e il giocatore o i giocatori. Vincono i giocatori che realizzano un punteggio più alto del banco e non superiore a 21. Il valore delle carte. L'asso può valere 1 o 11, il 10, il jack, la donna e il re valgono 10 e le restanti carte valgono il loro valore nominale, quindi 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Nel corso della partita potete raddoppiare la puntata, questo si chiama double down. Se con le prime due carte avete fatto da 9 a 11, si può raddoppiare la puntata, ma si può prendere solo un'altra carta. Oppure si può fare split, la divisione. Se il giocatore riceve due carte uguali, può decidere se separarle, fare due giocate separate con esse. Bene, spero sia tutto chiaro e direi, signori, che siamo pronti a cominciare.
Prego, signori, mettete la vostra puntata. Arriverà il turno per tutti, la fortuna gira, ok? Siete pronti per un secondo giro? Benissimo, signori. 13. 15. 15. 23, sballato. 21. Fuori. Il banco. Il banco. Parte con 15. 17. 21.15 e si ferma. Fuori. 10, fuori. Il banco comincia con 7. 17. 18. Fuori. Congratulazioni. Signori, state capendo un po' come funziona? Sì, ho capito che non avevate mai giocato, ma non vi preoccupate assolutamente. È tutto tranquillo qui. Ok? Siete pronti? Bene. 17. 17. Fare, si ferma.
Il banco comincia con 16. Fuori, 22. Congratulazioni. Signore, io vi ringrazio per aver partecipato a questa partita. Se volete potete restare o potete scegliere un'altra attività da fare durante questa serata. Io spero davvero abbiate passato un momento piacevole e buon divertimento. Arrivederci. Le scommesse. Sette o 17, 18, 8, 17. Puntata.
19, 11, 21, il banco inizia con 15, spalla, questi i vincitori. Andando. Vi state divertendo? Sì, sì, l'importante è che sia appunto sempre per beneficenza. Esatto. Bene, avete qualche dubbio finora? D'accordo. Sì, lei sta avendo un po' di sfortuna, ma non si preoccupi. Comincia con 18. Sbaglio. Visto? Ha vinto. Non c'era. Non doveva temere. Per fortuna. Gira per tutti. Signori, io vi ringrazio davvero per aver giocato con me. Siete stati molto bravi e molto fortunati, quindi l'associazione ne sarà veramente contenta. E vi auguro un buon proseguimento di serata e nel caso ci vedremo alla prossima partita. Arrivederci.